Dei vasetti in argilla raffigurante la Gorgone distribuiti ai quadri dirigenziali e tecnici del Gelacalcio, cerimonia di premiazione questa mattina nei locali della Pinacoteca Comunale. La conquista della Serie D è un altro tassello che si aggiunge alla cavalcata trionfale del club biancazzurro ripartito dalla terza categoria. Quinta promozione di seguito. Oggi veniamo a ricevere questo premio da parte dell'amministrazione, è l'ennesimo anno che veniamo in questa stanza. Con grande orgoglio, dopo un'annata di durissimo lavoro, di grandissimi impegni, i ragazzi ci hanno messo davvero anima e corpo per arrivare al risultato che abbiamo conseguito solo 4 giorni fa. È un premio giusto, è un ringraziamento che formalmente diciamo, la città fa con il suo sindaco a nome della città proprio nei confronti di tutti i ragazzi che molti non sono di Gela, quindi è giusto avere anche sul piano formale questo momento di premiazione. Quanto è importante per te essere il capitano di un gruppo così solido, amalgamato, vincente? Ma, credo intanto è un gruppo fantastico, ne sono veramente orgoglioso e per me avere un gruppo così ti facilita anche il compito di gestire lo spogliatoio, perché sono tutti bravi ragazzi, vogliosi di lavorare e di migliorarsi, e quindi anche per questo sono arrivati ottimi risultati. La società biancazzurra ha ricambiato, donando al sindaco e all'assessore allo sport, la maglia ufficiale del Gela. Il Gela Calcio rappresenta una parte importante della città, compreso con i tifosi, ha anche una sua evidenza economica, ma non è sicuramente il predominante. È chiaro che lo sport, se fatto bene, fatto con intelligenza, può rappresentare una risorsa economica. Più uno stadio è accogliente, più viene la voglia di seguire le gesta di una squadra di calcio. È normale, abbiamo bisogno insomma, di avere uno stadio all'altezza della quinta città della Sicilia, e piccoli interventi lo possono rendere più usufruibile da parte dei cittadini, dei tifosi, ed essere un biglietto da visita per tutta la città.